Ciao, sono Gabriele. Ho iniziato il corso gennaio 2022. Devo dire che dopo 3 settimane, facciamo un mese, ho già trovato la mia prima occasione di gestione. Ho trovato una proprietaria che aveva 2 appartamenti da gestire in centro a Roma, molto vicini al Colosseo. Fino ad ora, adesso sono passati 2 mesi che gestisco. Quasi due, no, un mese e mezzo, scusami. La proprietaria, comunque, devo dire che è felice. Io ho quasi raddoppiato le entrate e le prenotazioni. Ottimo, ma tu, diciamo, prima di occuparti, tra virgolette, di prendere in gestione questi appartamenti, di cosa ti occupi attualmente? Fai studi, lavori, No, entrambi? io fino adesso sì, ho sempre lavorato, ho sempre fatto il muratore, ma mi sono sempre sentito sprecato, non sono l'unico a pensarlo. Poi comunque sì, mi sono buttato un po' su tutto, anche avendo un figlio, mi sono dovuto dare da fare presto. Certo, lo posso capire. Bene, quindi tu in pratica sei entrato a gennaio in chiave immobiliare all'interno, quindi insomma, è relativamente poco fa. Quanto tempo è passato da quando sei entrato a quando hai cominciato magari ad applicare, no? Le prime informazioni, le prime strategie? Guarda, un mese. Ok, però un Cioè, mese, dopo un sì. mese, sì. In un mese ho seguito il corso 2 volte, anche se ancora le ultimissime lezioni non le ho guardate, quelle più specifiche, su come chiedere le recensioni, comunque le ultimissime proprio. Ultimissime lezioni, Sì, certo. Bene, dopo un bene, ma mese già avevo questi 2 appartamenti. bene, poi te le vai a recuperare, ma ci sta, come dico sempre, sto sentendo vari studenti, che comunque nel momento in cui vedono le lezioni sono molto pillole, sono molto, Sì. ma permettono di andare molto veloce nel momento in cui hai delle informazioni, cominci ad applicare e poi vai a riprenderti le informazioni nel momento in cui ti servono. Infatti Bene. per questo le ho lasciate un po' indietro perché ho detto queste mi serviranno un po' più in là. Già sto operando in PM e mi servirebbe guardare alcune lezioni, ma ancora non l'ho fatto. Ho avuto poco tempo. Hai fatto benissimo, hai fatto benissimo. Comunque hai 2 appartamenti in gestione a Roma, quindi in su un'ottima piazza, direi che insomma, comunque ci siamo. Bene, quindi è passato più o meno un mesetto, ma quante ore, visto che comunque tu lavori, immagino, per ora, spera non per molto. Quanto al giorno hai dedicato, diciamo, al corso e poi anche alla ricerca nel applicare effettivamente i risultati? Allora, guarda, per il corso inizialmente ero gasatissimo, quindi i primi giorni stavo anche 8-9 ore quando ero libero. Ok, benissimo. Solo che poi mi si impallava il cervello e lasciavo indietro, ho detto ci vediamo domani e mi riguardavo le lezioni d'indomani. Visto che standoci quelle 2-3 orette massimo al giorno studiando, riuscivo a incanalare meglio le informazioni. Certo. Ho preso questo ritmo. Poi la seconda volta che l'ho seguito, perché l'ho seguito 2 volte, mi sono fatto dare una mano anche da mia moglie. Abbiamo seguito insieme. Lei mi ha aiutato a prendere un po' di appunti, anche confrontandomi con lei. Diciamo, guardavamo 2 o 3 lezioni, ci confrontavamo. Mi ha aiutato molto a capire anche altre cose. Ottimo, ottimo, Questo. benissimo. Quindi questo appartamento, cioè scusami, questi 2 appartamenti, tu mi dicevi prima, abbiamo raddoppiato le prenotazioni che c'erano. Più che Fantastico. altro le entrate, perché prenotazioni ne aveva. Giusto, giusto, sono d'accordissimo con te. Proprio ieri, guarda, uno studente mi diceva: Marco, ma tutti i proprietari che vedo hanno un sacco di prenotazioni, ma molti non capiscono che avendo magari anche tutti i giorni pieni, un appartamento potrebbe potenzialmente generare anche il doppio se raddoppiamo le tariffe, gestiamo correttamente i prezzi, per esempio. Quello Questa che ho fatto. Bravissimo, questa è una cosa che molti sottovalutano, per esempio, cioè non capiscono la potenza di avere le stesse prenotazioni o averne addirittura meno e far sì che Esatto. l'appartamento abbia una redditività maggiore. Devo dire che ho più che raddoppiato i prezzi per notte. Ottimo, ottimo. Mantenendo comunque lo stesso numero di prenotazioni, quindi il proprietario immagino sia molto contento di darti la tua percentuale, tra virgolette, che ti meriti, no? Giustamente. E questi appartamenti, che tipo di appartamenti sono? Bilocali, trilocali? Magari poi mi mandi gli annunci che gli do un'occhiata. Come Allora, sono? sono 2 loft, ovviamente sono similissimi, sono quasi uguali, soltanto che uno, la proprietaria ha voluto mettere un posto, letto, anche se ha un letto matrimoniale e un divano a letto, e un altro abbiamo messo 3 posti, perché c'è sempre questo letto matrimoniale più un divano letto, solo che è un pochino più grande come metri calpestabili. Questo, poi comunque sono molto simili, è tutto su un ambiente tranne la camera da letto che è sul soppalco. Ok, quindi un soppalcato. E quanto generano? Tu mi dicevi, abbiamo più che raddoppiato le tariffe, di conseguenza la redditività. Che livello di appartamento è? Quanto generano più o meno mensilmente con le prenotazioni in questi ultimi 2 mesi? Allora, proprio ieri abbiamo riempito tutto marzo, è rimasto solo un giorno libero, più o meno a 70-80 euro a notte, quindi Siamo sui diciamo 2000. sì, una cosa del genere. Poi vabbè, gioco con gli sconti last minute, quindi prenotazioni che arrivano all'ultimo minuto entrano un po' di meno, ma comunque oltre i 2000 sicuro Bene, bene, quindi sono ad 2 appartamenti, 4.000 magari euro più o meno generati. appartamento. Poi calcolo che ora, vabbè, comincia ad arrivare comunque la bella stagione, quindi i prezzi andranno sempre più su, Esatto. in particolare per Roma, aprile, maggio, anche giugno, poi magari c'è un po' di flessione ad agosto e poi torniamo a settembre-ottobre, che sono mesi caldissimi, quindi preparatevi, mi raccomando, per quelle mensilità lì. Eh sì. Si fanno dei prezzi, noi avendo già degli appartamenti su Roma sappiamo com'è. Poi è una piazza, molti è sottovalutata, ma molto competitiva. Ci sono vari appartamenti molto belli, quindi bisogna veramente
sapere. Ottenere risultati, tra virgolette, a Roma in centro è molto più complesso che ottenere risultati in una città molto più piccola, perché c'è molta meno offerta in questo caso, anche se c'è più domanda, ma di conseguenza c'è molta meno offerta, quindi meno competizione, quindi ottimo. E tu avevi esperienza prima in particolare? Cioè, dal punto di vista immobiliare, avevi provato a fare altri business, qualcos'altro? No, era sempre stato il mio sogno da circa 3 anni, mm-hmm. fare l'imprenditore immobiliare, soltanto che giustamente non conoscendo questo metodo, diciamo, della sublocazione o comunque tutto quello che ci insegni tu, aspettavo un miracolo che mi arrivasse una cifra per investire su un immobile e fare quello che facciamo noi poi della sublocazione, però acquistandolo. Mi hai aperto un mondo. Cioè, sì, sì. Pensavo fosse impossibile fare questo lavoro, se si può chiamare lavoro, invece no, invece non è per niente impossibile. Ed è alla portata, diciamo, di tutti, tutti quelli che hanno volontà e si vogliono impegnare, che nessuno ci regala niente. Sì, sono assolutamente d'accordo su questo. È bello perché tu, in pratica, ad investimento zero, chiamiamolo, cioè sì, tramite il tuo intervento, tramite le tue skill e competenze che hai acquisito tramite chiave immobiliare, la possibilità di aiutare una proprietaria ad aumentare la redditività del suo immobile e in cambio guadagnare praticamente un pezzo di quell'appartamento. E poi il bello è che l'appartamento fa poi il lavoro sporco, perché non sei tu che vai ad accogliere gli ospiti, non sei tu che, insomma, ti devi mettere lì a pulire, ma è l'appartamento che fa il lavoro e tu ti occupi di gestire online, giusto, l'appartamento, o meglio le due strutture in questo caso. Quindi gestione prezzi, comunicazione con gli ospiti e tutte quelle aree. Bene. Obiettivi futuri invece? Cosa vuoi, spostarti sulla sublocazione prima o poi? Vabbè, ovvio. Certo, al momento posso dirti quello che ho in progetto. Certo, devi. Allora, al momento ho un appartamento a Palermo, perché io sono di Palermo, okay, con un ragazzo sempre del corso, ci siamo messi in contatto, lui vive fuori sede, diciamo, ha un capitale da investire e mi ha caricato a me di fare l'appuntamento, ho fatto già un appuntamento 3 giorni fa con agenzia immobiliare, mi pare che te l'ho detto. Ho trovato degli agenti immobiliari svegli, sapevano già di cosa stavo parlando. La casa che sono andato a vedere erano intenzionati loro già a subaffittarla, prendere la loro in subaffitto e destinarla ai turisti, solo che poi ovviamente avendo un'agenzia hanno un sacco di cose da fare e hanno rinunciato, quindi ho trovato strada libera. Il proprietario era già predisposto a fare il contratto con sublocazione e quindi, diciamo, l'appuntamento mi è andato molto bene. Hanno altri appartamenti loro con proprietari che sono sempre predisposti per il subaffitto, ho trovato il contatto con loro, comunque ci sentiamo anche via WhatsApp, cambiamo anche ogni tanto, mi mandano anche il buongiorno, quindi per adesso questo appartamento. Poi sto ragazzo ne vuole fare altri due, poi con un'altra studentessa del corso di Roma che vuole fare un appartamento a Roma, e per ora mi tengo così. Anzi, ne ho una a Catania già in progetto che stanno aspettando di arredarla la casa. È già in mia questa gestione, aspetto solo che avviano. Ah, quindi hai già un altro appartamento in gestione, solo che devi aspettare che sia avviato, sia pronta la struttura. Sì, già ci siamo messi d'accordo. Se ti racconto sta chiamata ti metti a ridere, non pensavo mai di riuscire a guadagnarmi una gestione così. Praticamente la ragazza cercava una gestione completa. Sì. Io essendo di Palermo non posso fare 400 km ogni volta e fare un check-in. Siccome vuole fare accoglienza fisica, lei è fuori sede, che ho fatto io? Ho cercato disperatamente un altro studente del corso di Catania che potesse fare gestione fisica, ma io non volevo perdere la gestione online. Poi alla fine lei ha trovato una persona che facesse gestione fisica, comunque ha tenuto me come gestione online, perché io ho detto, siamo stati 1 ora e mezza al telefono, io ho detto tutto quello che so fare, tutto quello che ho studiato e i risultati che ho già ottenuto con quei due appartamenti di Roma. Tutto qua. Sono guadagnata questa gestione. Bello, bello. Diciamo che mi si è accesa la lampadina mentre eravamo al telefono. Certo, certo. No, ci sta. Tu ti occupi di quello che riguarda la gestione online, che è tua responsabilità, e la parte invece fisica, c'è chi check out e pulizie, la deleghi a un'altra persona. E poi mi sono sentito anche con l'altro gestore, telefonicamente. Ci siamo messi d'accordo, a lui sta bene gestire fisicamente, vuole il 20%, e io mi prendo il mio 10%. Pazienza, alla fine ci spendo 10 minuti al giorno. Sì. A parte alla creazione dell'annuncio, che ci perderò 1-2 orette, ma poi va da solo. Certo, certo. No, innanzitutto, ora approfondiamo anche questo concetto, ma è bello che vedi, abbiate la possibilità di collaborare anche tra studenti, che ci sia, sì, assolutamente deve essere così, esatto, questa community di persone che effettivamente non sono dentro il corso tanto per essere dentro, che hanno pagato, volevano la cosa magica, ma veramente applicano, cioè sono sul pezzo, rispondono, ci si mette in contatto, ci si collabora e vengono fuori delle belle cose. Abbiamo parlato anche con un'altra studentessa qualche giorno fa, ho detto io sto collaborando con un sacco di studenti e questo mi sta portando un plus, cioè studenti che mi propongono meglio appartamenti, io che propongo appartamenti a loro nel momento in cui magari non posso essere in un'altra regione fisicamente, eccetera, ed è molto bello.
bello. Assolutamente. Guadagna, ci sono questi tipi di collaborazioni. Vedi, hai detto una cosa giusta, cioè nel momento in cui si parla di gestione online, no? Perché molti dicono, Marco, ma cosa vuoi che sia il 15-20% di una gestione online di un appartamento? È poco per lo sforzo. Ma tu hai detto, effettivamente, una volta che crei un annuncio, crei un asset su queste piattaforme, lo sai fare, quant'è il tempo che effettivamente ti occupa la gestione di un appartamento e il cambiare prezzi ogni giorno, per dire? Ma anche 5 minuti, guarda, anche dal cellulare, mentre sono in macchina, che aspetto mio figlio che esce da scuola, guardo un po', aumento un po' il prezzo, diciamo, ogni tanto cambio anche le percentuali degli sconti last minute dell'1%, tanto per fare movimento sulla piattaforma. Bravissimo, ecco una cosa che mi sanno. Diciamo, lo faccio quasi ogni giorno questo, ma guarda, devo dire la verità, non proprio ogni giorno, ma un giorno sì, un giorno no, 10 minuti, 5 minuti, anche se fossero ogni giorno, ci stai 5 minuti, 10 minuti, non ti occupa niente nella tua giornata. Esatto, sono d'accordo, molti magari ma guarda, lo farei anche per 10 ore, credi, certo. Abituato a fare il muratore, lo farei anche per 10 ore al giorno. Perché poi lavori col cervello in questo caso, no? Non, sì, non fisicamente. Ci sono pro e contro, però nel momento in cui vedi occupi poco tempo perché crei delle procedure, lavori con le regole di prezzo, lavori con i messaggi preimpostati, hai la possibilità di alleggerire il lavoro, poi effettivamente l'output che devi mettere, o meglio l'input che devi mettere, è di qualche minuto al giorno. Quindi... Esatto, messaggi preimpostati non li ho ancora fatti, anche perché col telefonino sempre a portata di mano, alla fine arriva un messaggio, finché ne ho due. Quando ne avrò 20-30 già sarà diverso. Li vedrai. Ne riparleremo. Certo. Bene, bene. Ma a te cosa ti ha motivato? Mi avevi sempre detto, voglio, il mio sogno sarebbe fare l'imprenditore immobiliare, sì, mettiamola così. C'è qualche motivazione particolare? Questa è anche una mia curiosità che è dietro, o effettivamente era per principalmente il tuo lavoro, eri stufo di quello e quella era la motivazione principale? Allora, guarda, sicuramente non voglio fare il muratore a vita. Certo. Non voglio fare l'operaio e non voglio neanche un posto fisso, anche se mi danno 2.500 euro al mese. Ma quello, cioè, che fa... rende la vita monotona, noiosa. Infatti io faccio il muratore, ma ho sempre lavorato per me stesso, mai in ditta. Perché, sai, ho quella cosa che ogni mese posso guadagnare quei 200-300 euro in più e posso guadagnare anche quei 200-300 euro in meno. Ma sai, ho quella frizzantezza, è sempre in dubbio il mio guadagno e quindi mi spinge sempre a fare di più. Sono d'accordo. Poi, vabbè, il fatto di fare l'imprenditore immobiliare l'ho sempre voluto fare perché sogno di fare la bella vita. Certo. Macchine, villa, voglio godere la vita. Giustissimo. Giustissimo. Gli immobili sono uno dei vari veicoli che ci sono per raggiungere effettivamente poi gli obiettivi che hai. Quindi bene, bene, bene. Ottimo. Per ora, se gli appartamenti sono pieni, comunque mi hai parlato di varie collaborazioni. C'è un appartamento in PM che sta per partire. Stai vedendo la sublocazione. Direi che insomma bisogna continuare a fare quello che stai facendo, che funziona. Quindi ottimo. Sì, sì. Complimenti. Niente. Complimenti a te. Niente, ci aggiorniamo presto, direi. Va bene, ci sentiamo. Ciao, grazie Marco. Buon lavoro, buona giornata. Anche a te.